Terzo quarto della gara tra Libertas Altamura e Bianca Ostun, e si riparte con i brindisini avanti 29-33, però mancano 20 minuti, è ancora lunga, è ancora molto 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 lunga. Potrebbe essere determinante l'approccio alla gara in questo terzo periodo. Vignola c'è, 31-33. I primi due punti per Innocenzo Vignola questa partita. Intanto dall'altra parte risponde Smith, 5 punti per lui. Prova da tre corto e Franklin però ci mette una mano e la rimessa è altamurana. Nessun altamurano ancora in doppia cifra, 8 punti per Richardson, che ricordiamo nella prima gara a Mola ne ha segnati 9, quindi ha messo bene per migliorarsi. Radovic cambia tutto per Maietta, la squadra altamurana, corto il suo tentativo. E il punteggio è bassissimo. Grande intervento difensivo di Alberto Perrucci, che è andato ad inibire la schiacciata di Reginald Franklin. Ancora Franklin. Prova, la palla è corta, recupera bene Vignola, fa ripartire Radovic. Vignola, Radovic, l'assist per Vignola, prova poi da tre, non va neanche questa volta Perrucci. Occhio al contropiede, due contro Radovic, Schmidt e non sbaglia. Poi atterra su Radovic. 7 punti Smith, di nuovo più 6 Ostuni. Radovic, mancano i punti di Maietta. Radovic, l'arresto, il tiro e ancora una volta palla sputata fuori dal canestro. Mialic per Manchisi, prova da tre, non sbaglia. Massimo vantaggio per gli ospiti, 40-31, e c'è il time out. 11 punti per Manchisi, quinta tripla di squadra. Vediamo il primo giro negli sponsor. Nel terzo periodo salutiamo Santoro Integrated Building Solutions, soluzioni abitative integrate. Salutiamo anche Palmiotta, servizi antincendio. Salutiamo lo studio del dottor Genovese, che si occupa di consulenza amministrativa per condomini. E salutiamo anche Di Marno, al servizio della migliore alimentazione. Ricordiamo anche lo sponsor del pane, cosiddetto, l'antica forneria di Giuseppe Macella ad Altamura in via Sant'Eramo. Di fronte la scuola elementare Don Milani. 17-36 da giocare, 31 Libertas Altamura, 40 Bianca Ostuni. È un punteggio da secondo periodo, non da terzo inoltrato. Maietta per Radovic, gira sulla sinistra. Allora fare, arriva Vignola, lotta, gran pallone recuperato da Vignola al rimbalzo contro tre brindisini. Ripartono gli altamurani, Maietta, azione dei brindisini, palla per gli ospiti. E poi la difesa di Richardson. Mentre
Possiamo segnalarvi che è appena arrivato nel palazzetto Mea Sacchetti, il più grande cestista altamurano, almeno di nascita, di conseguenza anche il più grande allenatore altamurano, almeno di nascita, per quel che riguarda il basket. Un palmarès infinito il suo, sia come atleta che come tecnico, però un piccolo errore è andato a mettersi nel lato riservato alla tifoseria ospite. D'altronde uno come Sacchetti può sedersi un po' dove vuole. Azione ospite. Siamo 31-40. Ripartono i brindisini. Tentativo da tre di Manchisi, almeno questo non va. Riparte Altamura. Barozzi, Perrucci, Radovic, Perrucci. La palla larga. Si fa vedere Richardson. Non va. Barozzi recupera. Perrucci, giro palla, veloce, tiro da tre. Corto, Barozzi recupera anche questa. Altamura riparte ancora da tre. Questa neanche sfiora il canestro. E poi c'è il fallo. Un fallo più di frustrazione che di altro. 15-39, 31-40. È il massimo vantaggio per gli ospiti, che cercano l'attacco alla doppia cifra di vantaggio. Smith, Perrucci per terra, Smith sbaglia, praticamente a campo libero, e la rimessa è altamurana. Radovic, Perrucci, Radovic ancora, Perrucci prova da tre, corto, e se ne va alla prima metà del secondo periodo, parziale 2-7, siamo 31-40. Barozzi, marcatura su Manchisi, poi Teofilo, cerca il varco, il tiro a filo di sirena, lotta Franklin, la difesa altamurana però ha la meglio. Perrucci può ripartire, ma servono i punti. Radovic non tira, e poi c'è l'errore da tre, ancora Perrucci, Radovic, Perrucci ancora, Richardson, l'assist e l'intervento di Franklin. All'altra parte Manchisi, no, Mialic. Per il 30-42, massimo vantaggio per gli ospiti, a meno di 14 dalla fine. Barozzi, la palla per Perrucci, parte Perrucci che va a segno per il 33-42. Altamura prova a riscaldarsi così. C'è time out. E noi ne approfittiamo per anticipare un altro giro negli sponsor, partendo dalla Petra SRL, che si occupa di trasporti e logistica. Salutiamo anche la Termax, che si occupa di termoidraulica,
e la Innovatech SRL che invece si occupa di impianti tecnologici. Salutiamo anche la Gigos Engineering, salutiamo Porta Aurea, ristorante, braceria, pizzeria ad Altamura nei pressi delle mura megalitiche, via Vecchia Cassano. Salutiamo anche la FB Costruzioni SRL e chiudiamo con la Goldbet della Newfair SRL, agenzia di scommesse ad Altamura in via Monterosa 29. 33-42 Libertas in ritardo, 9 punti sono tanti ma non sono troppi, 13-37 se solo gli altamurani ritrovassero la vena realizzativa. Intanto di nuovo in campo Vorzillo, gravato da tre falli come Franklin, che intanto è uscito. Teofilo fermato molto bene dai lunghi altamurani, Richardson e Barozzi, poi Perrucci sbaglia, Barozzi e il fallo su Barozzi. Il fallo di Teofilo dovrebbe essere il secondo e infatti è il secondo. Barozzi in lunetta, mette dentro il primo ed è il primo punto di Barozzi in questa partita. È uno su due, con i tiri liberi oggi non va per la squadra altamurana, che sale comunque a meno 8. 6 su 14 tiri liberi. Nessun altamurano in doppia cifra, peraltro due avversari, Franklin con 12 e Manchisi con 11 a 13 minuti dalla fine. Intervento falloso di Richardson. Primo fallo per lui. Ostune che può gestire con tranquillità Mialic. Questa volta il canestro sputa fuori la conclusione ospite. Altamura riparte. Chissà che non sia cambiato qualcosa nel trend del match. Maietta, l'intervento di Vorzillo col ginocchio. C'è ancora tanto. C'è ancora tanto da giocare. Si può ancora sperare nell'impresa. De Bartolo. Il fallo di Manchisi, no, di Mialic. Secondo anche per lui. Scusate, ma dalla nostra postazione si confondono abbastanza facilmente, anche se di uno sguardo più attento Manchisi è molto più alto. La tripla di Perrucci non va, si lotta, la palla è di Ostune. Punteggio bassissimo e davvero difficilmente potrebbe essere diverso. Altamura che riparte, 12 alla fine, 8 da recuperare. Maietta, mancano i suoi punti, le sue triple. Richardson non va, lotta Maietta, nulla da fare, occhio al contropiede. Manchisi, chiuso molto molto bene. Altamura riparte, Maietta prova da 3. Pallone sputato fuori dal cesto.
Vediamo cosa decide l'arbitro. L'azione ospite ripartirà con la rimessa di Teofilo dopo il fallo. Tentativo da tre che non va. Mialic lascia per Borzello. Borzillo. Prima tripla per lui, sesta per Ostuni. Ultimo minuto che parte male. Altamura sotto di 11 un'altra volta. Maietta, Perrucci, prova. E la mette la tripla di Perrucci. Il primo giocatore altamurano a salire in doppia cifra è Alberto Perrucci. 10 punti. In una partita in cui Altamura finora ne ha segnati solo 37. Teofilo a caccia di guai, poi torna indietro. Si apre l'autostrada, Barozzi però a prendere il rimbalzo e c'è il quarto fallo. C'è il quarto fallo di Borzillo. Quarto fallo per Borzillo. Quando mancano 10 minuti e 11 secondi alla fine. Richiamato in panchina Borzillo perché sarà ributtato in campo evidentemente nel caso dovesse servire. Altamura intanto butta via questo pallone, subisce anche il contropiede assurdo. 37-47, ha segnato Calisi. Il terzo parziale 8-14.